Un corso zero di greco per gli studenti delle terze medie. Lo ha promosso il liceo classico Eschilo di Gela, diretto da Gioacchino Pellitteri. Veri e propri laboratori di greco antico. Le iscrizioni sono aperte. Si tratta di un corso zero, totalmente gratuito, che i docenti di greco offrono ai ragazzi delle scuole medie, anche di seconda e terza media, in modo di avviarli alla classicità. Non tanto all'orientamento, che c'entra pure, però a capire l'importanza delle lingue, perché se il liceo classico ha una peculiarità è quella di fornire agli studenti che lo hanno frequentato un metodo di studio. E questo metodo di studio ha la sua radice proprio nello studio delle lingue, del latino, del greco, dell'inglese, dell'italiano, ma particolarmente del greco, che si fa solo al liceo classico. I corsi, lo ricordiamo, gratuiti, sono curati dai docenti di greco del liceo. Il corso sarà strutturato a partire da incontri concordati con gli allievi e penso per 8-10 ore, ma forse a 10 ore non arriveremo, insomma faremo massimo 7-8 ore, e con piccoli gruppi di allievi. Chiaramente ci inseriremo tra le attività pomeridiane che i ragazzi fanno il pomeriggio, perché ciascuno di loro fa tante cose il pomeriggio, e quindi costruiremo su queste loro esigenze il gruppo massimo di 10 allievi percorso, che insomma seguirà questo percorso formativo in compagnia di docenti del liceo classico. E come è nata l'idea di avviare questo corso? Ma i ragazzi sempre meno hanno occasione, soprattutto negli ultimi anni, di confrontarsi con le lingue classiche nel percorso loro della scuola media, perché chiaramente le esigenze sono molto diverse da quelle che avevano i ragazzi fino a una decina di anni fa, e quindi ci sono meno occasioni per poter riflettere sul modo in cui la loro capacità logica e la loro capacità lessicale, espositiva e argomentativa si sia formata. E per rispondere a queste esigenze e per rispondere anche a tante curiosità che i ragazzi hanno manifestato negli ultimi tempi, di conoscere prima di iscriversi eventualmente e di conoscere indipendentemente dal fatto di iscriversi, di conoscere insomma i fondamenti di questa lingua che è alla base della nostra cultura, alla base del nostro essere.